Vedo, collegato dalla camera Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Di Stefano. Buongiorno a voi, grazie. Benvenuto ad Agora, arrivo subito da lei. C'è la nota da Montecitorio. Senta Di Stefano, i deputati del Movimento 5 Stelle hanno fatto una loro battaglia, anzi ancora prima, campagna elettorale contro le spese per esempio militari. Invece sull'immigrazione forse è stata un po' meno chiarezza. Mi aiuta lei? Ma dottor Greco, meno chiarezza forse il governo, nel senso che tutto quello che oggi si sta discutendo e anche il libro presentato alla Mogherini al Consiglio europeo viene da una mozione del Movimento 5 Stelle del 18 dicembre che presentava 7 soluzioni, tra l'altro la mia prima firma, votata anche dal collega Mendola, quindi anche dal Partito Democratico, una mozione che già il 18 dicembre introduceva le quote, un aiuto economico per l'accoglienza, ma introduceva soprattutto tutte le cose che oggi servirebbero di più, perché quote e aiuto economico non servono a nulla se non si supera il regolamento di Dublino, perché noi comunque ci dovremo fare carico dell'accoglienza e di tutto il disbrigo pratiche dei circa 800.000 migranti che arriveranno perché in questa stagione. Perché arrivano ovviamente calda. Prima in Italia. Esattamente. Qual è il problema oggi? Lo dico veramente senza voler offendere nessuno. Il problema è che chi cerca oggi le soluzioni è causa del problema, perché dottor Greco l'indagine di Mafia Capitale ci dimostra che i partiti hanno interesse a mantenere, a mantenere i migranti in Italia, perché un centro d'accoglienza con 50 migranti vale quasi 2 milioni di euro all'anno e in questi centri per migranti ci lavorano le cooperative che l'indagine di Mafia Capitale legano direttamente al Partito Democratico e a Forza Italia e a tutto quel mondo lì, quindi è ovvio che hanno interesse a farli rimanere in Italia. Perché non affrontano il problema dell'accoglienza? Perché non dicono agli italiani che 2 milioni di euro all'anno sono bei soldini dove le mafie si tuffano? Sì. E ovviamente dove le mafie si tuffano o trovano davanti uno Stato forte e duro contro la criminalità o trovano un complice. E io vi dico solo una cosa, nell'indagine di Mafia Capitale ad aprile 2013, quando noi eravamo entrati in Parlamento da appena 2 mesi, Buzzi chiama Carminati, Buzzi chiama Carminati, oltre a dire che con i migranti si fanno più soldi che con la droga, dice: è un problema, Grillo ha fatto fuori il PD, siamo fuori, dando 2 dati chiari. Uno, che il Movimento 5 Stelle era il nemico della delinquenza. Due, che il PD era la sponda politica di Buzzi e Carminati. Questo è un dato incredibile. Quindi, come pensate che si possa risolvere il problema se lo risolve chi è causa del problema? Allora, Di Stefano ha capito, è come se noi pensassimo che sarebbe troppo bello avere un reddito di cittadinanza. 49% degli italiani, il reddito di cittadinanza è la battaglia, è proprio la battaglia campale che fa il Movimento 5 Stelle, adesso ci sono anche delle aperture su questo, mi sembra di capire, però viene percepito come qualcosa di impossibile, è così? Se l'informazione lo descrive come tale, certamente la gente lo vive come tale. Allora mi aiuti a spiegare. Il reddito di cittadinanza è assolutamente realizzabile, tant'è che in Europa manca soltanto in Italia, in Grecia e in Ungheria. È un reddito di dignità perché è una riforma completa, non è un'assistenza a chi è in povertà, è una riforma completa nel mondo del lavoro, del mondo quindi dell'impiego in generale, che include i pensionati, che include i 1.300.000 bambini che vivono sotto la soglia di povertà in Italia, in un paese come l'Italia. È una riforma che porta ad avere qualunque maggiorenne, a dare a qualunque maggiorenne un introito a patto che si attivi nel mondo del lavoro, con una riforma che include anche lo Stato che deve garantirgli delle offerte di lavoro, che se rifiuta gli fanno perdere il sussidio. Questo cosa significa? Che il cittadino non può starsene a casa, come qualcuno descrive, e far finta di niente e nel frattempo prende soldi, no? O si attiva, ci sono anche previste delle ore di servizio sociale, c'è prevista l'attivazione tramite i centri dell'impiego, è una riforma globale, fa sì che questo cittadino possa avere i soldi, se non fa questo li perde per sempre. E allora se si riscrivesse la cittadinanza per com'è, allora forse la gente capirebbe che è assolutamente realizzabile. Il fatto che oggi se ne parli, probabilmente perché siamo sotto campagna elettorale, fa dimenticare agli italiani che questo è il nostro primo punto nel programma elettorale del 2013 e finalmente siamo riusciti a far sì che se ne parlasse davvero. Aggiungo soltanto una cosa, quando si dice irrealizzabile si fa spesso menzione del fatto che mancano i soldi. Visto che abbiamo parlato prima del piano famoso sulla Libia e su tutte le eventuali invasioni libiche che qualcuno anche vorrebbe fare, spendiamo tra l'altro ne parla Angelino Alfano, che è un ministro di un'incompetenza mostruosa. Però i 25 miliardi che si spenderanno
per la difesa e le armi nei prossimi anni, questi sono dati stimati dall'ultima legge di stabilità, con 25 miliardi fai una volta e mezza il reddito di cittadinanza. Quindi gli italiani devono capire che c'è una volontà politica di non far stare bene gli italiani, perché se si volesse si riuscirebbe a farlo. Basta soltanto avere la volontà politica di andare a prendere i soldi laddove servono. Aggiungo una cosa, laddove servono, come diceva giustamente Nino Di Matteo, a cui va tutta la nostra stima e supporto, tant'è che eravamo gli unici presenti all'incontro di Di Matteo settimana scorsa a Palermo, e Di Matteo parla di corruzione, mafia e politica collegate, e fa bene, perché nell'ultimo pacchetto corruzione mancano due cose fondamentali che avevamo previsto. Uno, il DASPO per i politici, come si fa allo stadio, significa che il politico che viene beccato con le mani nella marmellata non può mai più riprendere la vita politica. Mai più, e questo il governo Renzi l'ha bocciata questa proposta, ovvero per Renzi un politico condannato per corruzione può continuare a fare politica. E l'altra cosa è che chiedevamo è l'agente provocatore, ovvero agenti in borghese, come che, si fa in America, come c'è in tutto il mondo civile, che vanno nelle sacche di corruzione e vanno a corrompere, ovviamente con mandato della polizia, per capire chi cede alla corruzione e poter fare denuncia e quindi smascherare i corrotti. Queste due riforme che avrebbero potuto veramente rendere questo pacchetto corruzione un pacchetto serio non sono state approvate da Renzi. Perché? Perché sono le due cose che toccano direttamente la politica, e in Italia politica, corruzione e mafia sono direttamente collegate. Per chiudere, dottor Greco, il collega Guidesi parlava, accusava tutti di non aver risolto il problema dell'immigrazione. La Lega Nord ha firmato con Berlusconi l'accordo di Dublino di cui parlavamo ed è stata al governo 8 anni. L'unico gruppo che non è stato al governo e quindi non ha responsabilità è il Movimento 5 Stelle. E sul reato di clandestinità, se volete, facciamo una puntata intera, perché non ha mai mandato indietro un migrante in tutti gli anni. È un reato amministrativo che non risolve assolutamente nulla, anzi ci porta dei costi e trattiene gli immigrati in Italia. Sulla questione del DASPO a vita, la proposta di cattivo testo, perché io l'ho letta la proposta del Movimento 5 Stelle. Beh, io ho ascoltato in silenzio e quindi chiedo la stessa cosa. C'è un problema di coperture. Non è vero che la proposta è identica alle proposte che ci sono in altri paesi europei. E soprattutto è anche molto, molto labile la platea dei soggetti che possono beneficiare di questo sussidio, di questa forma di sostentamento. Quindi dire che le proposte sono irrealizzabili faccio un esempio, sì, certamente. Un primo esempio, che è quello credo più sostanziale, più importante, è legato alle coperture. Perché è legato alle coperture, perché non sono il... Io ho appena detto. Per esempio, voi inserite una, diciamo, un'ipotesi di patrimoniale. E questo... No, vada nel dettaglio, perché mi sa che non l'ha letta la legge. No, allora, io però non sul reddito di cittadinanza abbiamo parlato di scuola questa mattina, ma non voglio essere interrogata dal collega Di Stefano. Io le coperture le ho dette, le coperture. Se lei pensa che non siano giuste, mi risponda nel dettaglio, magari. Senta, Di Stefano, io però, al di là delle coperture sul reddito di cittadinanza, che è ovvio che vanno trovate a scapito di altre spese, la cosa che mi incuriosisce oggi è se, per esempio, il Movimento 5 Stelle sia d'accordo su questo. Questo è il titolo dell'Espresso, lo vede? Mezza pensione. Mezza pensione è la pensione che prenderà lei, che è giovane, non le chiedo quanti anni ha, ma insomma è chiaro. E invece la pensione intera è quella che prende suo padre o suo nonno. Ma non c'è, lo chiedo anche a lei, un conflitto generazionale su questo, al di là adesso del reddito di cittadinanza, quando e se si potrà fare. Che cos'è questo? Un tweet di Renzi? Scusi un secondo? Sì. Sì, dunque abbiamo parlato di pensioni, di scuola, di immigrazione. Renzi a radio anch'io poco fa ha anche detto ci stiamo specializzando a risolvere i problemi creati dagli altri, cioè quello chiaramente delle pensioni, ma adesso arriva un tweet. Pronti a discutere il merito di tutto, con tutti, dalla scuola alla pubblica amministrazione. Ma dopo aver discusso, torna a dire Renzi, si decide. L'Italia non può più perdere tempo. Il primo commento, per ora l'unico, di Edoardo Fanucci, che è nostro ospite, avanti, dice. Vabbè, ho capito, questo fa parte, diciamo, dell'Italia che si muove, Renzi, la narrazione renziana è questa, noi stiamo facendo delle cose. Però veramente i 5 Stelle sono ritenuti un movimento molto redistributivo, no? Un movimento per l'equità sociale, tant'è vero che fanno della loro bandiera questa sul reddito di cittadinanza. E questo e le pensioni? Beh, sulle pensioni chiaramente c'è un dramma generazionale, a parte che
Purtroppo mio padre rientra nella Fornero addirittura, quindi addirittura, non prende pensione. Niente, vabbè. Ma detto questo c'è un problema, che fino ad oggi i giovani hanno avuto grande beneficio dall'erosione dei patrimoni dei genitori e dei nonni. Oggi questo non c'è più perché una enorme fetta di genitori non prende neanche più la pensione per via della legge Fornero e di tutto quello che è stato fatto dai governi. Il tweet di Renzi, tra l'altro, è imbarazzante perché risolvere i problemi degli altri, ma il PD è stato al governo quanto Berlusconi, Lega Nord in questi ultimi anni, e ha votato compattamente il governo Monti, che ha fatto i danni che ha fatto. E quindi è inutile, cioè, fare, sono i soliti slogan renziani su Twitter, ma che poi non hanno nulla di concreto. Noi siamo dell'idea che se hai fatto un torto, come la consulta dimostra, devi risolvere il torto che hai fatto, quindi senza tante scuse. Lei dice responsabilità di chi era, non è responsabilità della consulta. Torniamo a quello che abbiamo detto prima. Come trovano 25 miliardi per la difesa militare? Ne trovassero 5 per le pensioni, perché è una volontà politica, semplicemente questo. Ma se invece si parlasse di una redistribuzione, cioè chi lo sa, di un prelievo fiscale per esempio sulle pensioni degli italiani più anziani, il Movimento 5 Stelle sarebbe d'accordo? Per una logica redistributiva. Ma perché mai? A chi i soldi sono dovuti? Devono essere dati, cioè devi togliere i soldi alle sacche dello spreco, alla politica, alla difesa militare, alle armi, agli F-35, ai palazzi del Parlamento che costano milioni e milioni di euro. Gli F-35 nell'ultimo DEF vengono di nuovo finanziati, quindi inutile che ci vengano a dire che li dimezzano, perché la cifra economica è la stessa. È stato dimezzato il programma degli investimenti militari, non ne serve neanche uno. Voi preferite comprare un F-35 che pagare la pensione a un pensionato. Questo è inaccettabile. Lei dice, è inaccettabile. Lasciamo gli F-35, ma lasciamo anche la pensione. No, cioè, paghiamo la pensione e togliamo gli F-35, perché altrimenti non si paga la pensione. Ma questo resta, eh? Questo resta. Cioè... Però, scusa.